Palazzo di Città per la giornata mondiale del libro, una giornata mondiale che si festeggia dal 1996 in tutto il mondo, ma in particolare c'è un paese che è la Catalogna, ancora di più la città di Barcellona, che ha una lunga tradizione intorno legata al 23 di aprile. Ed è una tradizione legata alla festa di San Giorgio, che in Catalogna tradizionalmente viene festeggiata in modo molto ampio da tutte le... Ed è una festa soprattutto che è nata come una festa legata alle rose e ai libri. Legata alle rose e ai libri perché la tradizione prevede che i ragazzi regalino una rosa alle ragazze e che le ragazze contraccambino regalando un libro. Questa tradizione in Catalogna è talmente forte che le stesse librerie si trasferiscono in molti casi sulla Rambla e costruiscono una vera e propria piazza, diremmo in questo caso, di libri. L'idea, in accordo con il Consolato di Catalogna, è stata quella di riproporla a Torino, riproporla in un momento in cui volevamo lasciare un segno e anche collegarci idealmente a quello che è Portici di Carta, che è una grande manifestazione che si svolge già da parecchi anni in settembre e che quindi potevamo riproporre in una forma diversa. La forma è quella di 50 librerie indipendenti della città che si propongono in piazza e vogliono proporre in piazza ognuna un libro, fare una proposta sempre diversa che può essere una dei tante possibilità di lettura che abbiamo oggi. Quindi il libraio racconta il libro e ognuno ha scelto un libro diverso, un editore diverso, e chi vuole e si affida a questo strumento di conoscenza può acquistarlo e può farne anche un ottimo regalo